come aiutiamo i pazienti a sentirsi più sicuri di sé. Arriva questa giovane ragazza che mi dice di essere convinta di non valere un granché, di non eccellere in niente, di essere meno brava delle sue colleghe all'università, di non impegnarsi mai abbastanza, insomma di essere un disastro su tutta la linea. Io provo un po' a identificare, a mostrarle le sue risorse, però mi rendo conto che non funziona, perché di fronte a ogni mio tentativo di fargliele vedere, lei le squalifica completamente, dice no, non è così, non sono capace, sì, ma funziona. Non era la strada giusta da seguire. A questo punto allora decido di seguire la logica del creare consapevolezza, di cui vi parlerò nel video della prossima settimana. Per farlo però, per creare questa maggiore consapevolezza, decido di utilizzare un metodo paradossale. Così nel restante del tempo della seduta dico alla ragazza che, a quanto lei mi dice, effettivamente sembra davvero essere insicura, incapace, non impegnarsi abbastanza. Lei dice sì, è esattamente così, è vero, è proprio questo il punto, bravo! E io le dico però, sai, voglio capire meglio come funziona, come sei incapace, in che modo non riesci a ottenere quello che vuoi raggiungere. E quindi mi devi dare una mano a capire questo. Così le dico di fare questo compito. Tutte le mattine deve prendersi 5 minuti in cui pensa alla giornata che ha di fronte e a tutte le cose che ha da fare, le persone che ha da incontrare, le commissioni che ha da svolgere, i compiti che deve fare e via dicendo. A quel punto, carta e penna alla mano, si deve segnare a mo' di lista della spesa tutte le cose che farà o che potrebbe fare o che magari le verrà spontaneamente da fare e che le confermerebbero che è un disastro completo in quelle attività. Ad esempio, se durante la giornata dovesse incontrare delle persone, si deve appuntare quali saranno quei comportamenti, quegli atteggiamenti che avrà verso di loro che le confermeranno che lei è una ragazza insicura. Oppure se dovrà preparare un esame e dovrà studiare per il prossimo esame, si dovrà segnare quali saranno tutte le cose che farà che le confermeranno che lei è un ignorante o una che non riesce a studiare, ottenere dei risultati, vabbè, così via. Finita la lista, il foglio lo mette da parte, si vive la giornata senza alcuna forzatura e arriva poi alla sera. Alla sera lo riprende, controlla la lista e se effettivamente ha fatto qualcuna di quelle cose durante la giornata ci mette una X vicino. Arriva dopo 2 settimane e mi fa: sai Flavio, ho fatto la lista tutti i giorni, 5 minuti, e qualche X la sera l'ho anche messa, ma meno di quanto pensassi. Ne parliamo un po', accertiamo il fatto che effettivamente le 2 settimane sono state meno disastrose di quanto pensasse, che quindi lei è stata meno disastrosa di quanto pensasse, che forse è anche più sicura e capace di quello che credeva, ma insisto di continuare a fare lo stesso compito per 2 settimane. Magari, le dico, è stato solo un colpo di fortuna. Dopo altre 2 settimane ritorna e la lista ha ancora meno X. Una mezza dozzina più o meno. Lei però soprattutto, lei mi guarda e mi dice: ho capito cosa stai facendo, forse penso anche che hai ragione, non sono proprio un completo disastro. Da lì possiamo continuare a lavorare su questo e alterniamo fasi delle sedute in cui ci concentriamo di più sulle sue risorse a fasi in cui continuiamo a scardinare le idee, le convinzioni che lei sia una ragazza insicura e incapace. Questa è tuttora una delle mie tecniche preferite quando incontro qualcuno che effettivamente fa fatica a vedere le proprie risorse o è convinto che non è capace o è insicuro o svaluta i miei tentativi di mostrargliele direttamente. Insistere e dirgli: ma no, sei bravo, sei capace, hai le competenze, le forze, eccetera, quando l'altro dice che non è così, a che serve? D'altronde, se una persona dice, è convinta di essere incapace, chi sei tu per darle torto? E soprattutto, che cosa otterresti facendolo? Puoi provare, certo, anzi, forse è la cosa migliore da fare all'inizio perché è la cosa più semplice, però se ottieni un'opposizione, andare a continuare a proseguire in quella direzione non è proprio utile, forse è meglio cambiare strada. E uno dei modi per farlo è proprio quello di farla convincere da sola, con le proprie azioni, mettendo alla prova la sua credenza. Spesso può essere semplicemente necessario, parafrasando Milton Erickson, invitare la persona a guardare i fiori nel suo giardino anziché le erbacce, però a volte questo
tutto non basta, a volte devi proprio mandarla a contare il numero di erbacce presenti. E a quel punto, come spesso accade, non solo si renderà conto che le erbacce non sono poi così tante, ma magari incapperà anche in qualche bel fiore, rendendosi tutto sommato conto che qualche risorsa ce l'ha. Pensano di essere dei disastri o appunto... Questo lo mettiamo poi come... lo mettiamo alla fine, ok?